L'amore del Padre è gratuito e senza riserve. Il Figlio, che lo conosce e per lui vive, ce lo testimonia con la croce. La fede è amore alla Trinità. Siamo creati dal Padre, redenti da Cristo, santificati dallo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La fede è la luce che ci viene da Dio e ci guida a Dio, ma in questo percorso sono tanti i misteri che legano la nostra vita a quella di Dio. E mentre la parola è chiara, penetrante, consolante, vivificante, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo ci danno l'abbraccio dell'amore perfetto. Noi crediamo in Dio, perciò siamo qua. Noi speriamo del perdono di Dio, perciò siamo qua. Noi amiamo Dio che ci ha creato, il Padre, Dio che ci ha redento, il Figlio, Dio che ci santifica, lo Spirito Santo, perciò siamo qui. Dono grande che il Signore ci ha fatto, prezioso più della stessa nostra vita. Noi lavoriamo, studiamo, soffriamo per compiere il nostro ufficio sulla terra. I ruoli sono tanti, i doveri sono ancora di più e noi li compiamo nel nome di Dio, perché sappiamo che tutto alla fine ritorna a Lui. Abbiamo mangiato in grazia di Dio, nel nome di Dio. Abbiamo riposato in grazia di Dio, nel nome di Dio. Soffriamo in grazia di Dio, nel nome di Dio. Abbiamo la fiducia che riusciremo a costruire la nostra vita cristiana proprio secondo la volontà di Dio. Per questo chiediamo a Dio l'aiuto ogni giorno, ma direi ogni momento. E sottinteso, nel momento in cui che non preghiamo, quando non stiamo pregando, che noi abbiamo pregato e pregheremo. Quindi anche nel momento in cui non preghiamo ufficialmente, espressamente, la nostra vita è ancora preghiera. Siamo lì, confermando ciò che abbiamo detto a Lui nella preghiera, ciò che ripeteremo a Lui nella preghiera che faremo ancora. Noi siamo come un viaggiatore quando
c'è il sole in alto nel cielo, brilla, illumina, riscalda. Quel viaggiatore è avvolto dalla luce, dal calore, dal vigore che viene proprio attraverso i raggi del sole. Così è l'azione di Dio su ognuno di noi. Magari stiamo a cucinare, stiamo a vangare, stiamo a scrivere, stiamo a rispondere alla gente in uno sportello, una persona si succede all'altra e tu sei impegnato, attento ai problemi. E in quel momento l'azione di Dio continua dentro di te. Tu lo sai che il Signore apprezza ogni pensiero per Lui, ogni parola per Lui e di Lui, ogni gesto buono per amore suo. Niente va perduto, niente, proprio come il calore che viene dal sole, mai perduto, anche se batte sulla sabbia del deserto, alla fine avrà compiuto una sua funzione fisicamente necessaria. Che bello immaginare tutti noi in viaggio proprio attraverso un deserto e poi ecco un Mosè, San Benedetto, San Francesco, San Pio, che battono la roccia della misericordia di Dio per dissetare. Infatti il popolo di Dio si reca volentieri a visitare, a ricevere il consiglio, la parola buona, la benedizione, il perdono dei peccati da questi santi ministri della misericordia di Dio. Un gesto bellissimo è quello di Papa Francesco, che ha portato San Pio e San Leopoldo a Roma nell'anno della misericordia. È passato l'anno della misericordia, ma della misericordia di Dio avremo bisogno fino all'ultimo istante della nostra vita. Quindi noi la celebriamo, questa comunione con Dio, fatta di fede, di speranza, di amore, di misericordia. Festa della Trinità. Noi qua sulla terra festeggiamo con le parole di Dio, con le parole del Vangelo. Festeggiamo nella carità che ci lega l'uno all'altro nel nome di Dio. E questa è consolazione di cui si priva chi pensa di credere e che sia sufficiente credere, nient'altro, no. Ogni credente è un vocato, un chiamato alla comunità. È lì che Dio è sempre presente con la sua onnipotenza. È lì che Dio aspetta il nostro sentimento, lo vuole raccogliere come un papà. Sa, lui ama i figli, sa che i figli lo amano, però non è soltanto una notizia astratta, starà scritto su qualche libro, ma deve essere vivo, vivo. Dio lo vuole l'abbraccio, come un papà, lo vuole l'abbraccio. E voi mi potete domandare, ma dove mi devo girare, dove lo trovo per stringerlo fra le braccia? Lo troviamo nella comunità, riunita insieme per adorare, lodare, ringraziare Dio. Lo troviamo nel sacramento dell'Eucaristia, dove il Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto, rimane presente per lasciarsi mangiare. È più che un abbraccio. Noi
l'ostia consacrata noi la mettiamo qua sul petto, ma dentro il petto, perché questo desidera Gesù. Lui sì che capisce bene, beh Dio, quanto bisogno abbiamo di abbracciarlo per sentire che ci ha perdonato il peccato, per sentire che non ci ha abbandonati e non ci abbandonerà. Quando io sentivo pronunciare da Padre Pio le parole affettuose, calde, sarà sempre così, non temere. Come mi preghi e mi dici oggi, così mi dirai sempre. Questa certezza è come entrare già nella stanza della felicità, della beatitudine, dell'unità eterna, come lo è per la Santissima Trinità, il Padre, Dio, essenza perfetta, assoluta, il Figlio, come il Padre, Dio, ma pronto a compiere la missione di redimere l'umanità che è finita nel peccato, perché questo è il desiderio del Padre. Il Padre non cessa di amare quando il suo figlio diventa un delinquente, nel senso puro dell'etimologia. Delinquere significa mancare, tagliare, rompere, uccidere, e noi abbiamo ucciso Dio dentro di noi col peccato. Il Figlio rivivifica la vita, l'ha detto Gesù, sono la vita per voi. E poi questo amore eterno di Dio che si riversa sull'umanità come tuono, come luce abbagliante, come fuoco inestinguibile. Io ho scritto la vita di tanti santi, ho intitolato quel libro Vento impetuoso. È lo Spirito Santo che soffia continuamente, cercando di tenere acceso il fuoco dell'amore di Dio nella Chiesa, ma anche nell'umanità, perché ci sono delle persone buone che non conoscono Dio, ma in coscienza si comportano bene, come al contrario c'è la disgrazia di tanti che conoscono Dio, sono stati battezzati, hanno ricevuto i sacramenti, però ora lo bestemmiano, lo abbandonano, lo ignorano. Allora oggi, festa della Trinità, lodiamo come in paradiso fanno i santi e gli angeli. Signore, Padre, noi ti amiamo. Signore Gesù, Figlio del Padre, fratello di tutti noi, noi ti ringraziamo perché sei morto in croce per il nostro bene. Spirito Santo, non abbandonarmi quando io abbandono te. Purifica l'anima mia con la forza, col fuoco che tu sei. Dammi la grazia di non perdere mai il bene sommo che è la fede, la speranza e la carità, di amare continuamente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Guardate la Chiesa nelle sue preghiere, nei suoi riti, sempre. Qual è il segno, il gesto da fare appena ci svegliamo? Un segno di croce. E che diciamo insieme al gesto? Nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che vuol dire nell'amore del Padre. Il nome è niente se non c'è dentro. Se non lo consideri un tesoro, l'oro è niente, è creta come tutte le altre cose della terra. Nel nome allora tuo, Padre, nel nome tuo, Figlio Gesù, nel nome tuo, Spirito Santo, io voglio credere, vivere, amare e santificarmi. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente,
ecco lo sposo. In te, eterno amore dello spirito, in te, spirito eterno dell'amore, a te, l'ardente palpito del cuore, per te, la somma brama dell'amore. Del Padre Figlio sei l'eterno amore, sei fiamma di quel fuoco che non brucia, sei dall'eternità perfetto sole che mai tramonta nella santa triade. Tu sei consolazione dell'amore, della beatitudine sorgente, fontana che fa scorrere nel mondo di ogni gaudio il nettare felice. Tu sei la porta del cuore della vita, per te nuzial diventa ogni amore, perché il profumo sale oltre il tempo e quel che in terra è morte tu risusciti. Sei l'orologio ai battiti del cuore che ad amar da te ha imparato, che vede come stelle luminose salire a te l'incenso dei sospiri. Ma chi mi vuole credere se parlo? E chi mi può capire se mi spiego? Non c'è per te amore senza fine, parola che racconti la tua storia. Il nostro giorno lascia appena l'alba, da sempre tu risplendi in mezzo al cielo. Il Creatore spingesti a dare vita a quanto nel suo seno concepito. Il Verbo s'incarnò nel puro seno, perché volevi al Padre dare un figlio, con l'anima immortale come noi, di corpo rivestito per la gloria. Così divenne madre una vergine, divenne talamo il suo cuore, divenne lei la casa dell'amore, e si compì il mistero della vita. Da allora sei Letizia dei redenti, ne guidi nel cammino la coscienza, ne plasmi ogni giorno i desideri, ne rendi più splendente la bellezza. Adesso ogni sposa ed ogni sposo ti vuole testimone delle nozze, ti chiede senza sosta la pienezza per preparare il loro paradiso. Amor, perfetto amore, eterno amore, per te ci accolga il Padre sulla porta, il Figlio nella pace ci abbracci, tu resta la carezza dell'amore.